E ben ritrovati a tutti. Riprendiamo le nostre live sui canali Facebook e YouTube del gruppo LES Italiano ODB. E insomma, l'obiettivo è sempre il solito, cioè parlare insieme delle tematiche che ci stanno a cuore. Come sempre andremo a sviscerare i temi delle puntate con fior fior di esperti anche questa sera. Insomma, avremo con noi diversi esperti che ci parleranno di un tema di particolare interesse. Parliamo, come avete visto anche dai post annuncio sulla pagina del gruppo LES Italiano ODB, parleremo di dieta. Ricordo che dieta vuol dire stile di vita, ma quale dieta fare se di mezzo c'è il lupus? Quanto incidono i farmaci che stiamo assumendo sul lago della bilancia? E se invece non si riesce a perdere peso nonostante gli sforzi, l'impegno, che cosa bisogna fare? Ne parleremo, gireremo queste domande alla dottoressa Elisa Gremese, che ci raggiungerà più tardi nel corso della puntata, e avremo anche il contributo del dottor Fabio Cacciapaglia. Ma prima, come sempre, andremo a dare uno sguardo alla rassegna stampa con la nostra Francesca Romana Spinelli, rispondendo anche alle vostre domande, sfatando alcuni falsi miti che abbiamo letto anche in questi giorni, insomma, sul web, e che ancora evidentemente hanno bisogno di essere sviscerati. Inviateci naturalmente le vostre domande nei commenti e noi, oppure se preferite, mandatele in privato al gruppo LES, che dietro le quinte c'è tutto un grande team che ci sta dando una mano per la realizzazione di questa diretta e le porteremo ovviamente all'attenzione dei nostri esperti. Insomma, non ci resta che iniziare subito, entrare immediatamente nel vivo della puntata e chiamare con noi la presidente del gruppo LES, Rosa Pellissero. Rosa, cara, ciao, ben Ciao ritrovata. Antonella, ciao Antonella, ciao a tutti, ciao. Io vi saluterei uno per uno perché siete Sì. stupendi, insomma, ci siete, ci sono anche i cuoricini, Anna Maria Ruggero che manda i cuoricini, Maria Garofalo che manda i cuoricini. A proposito di cuoricini, mia cara Rosi, allora, sul finire dell'anno scorso sono state pubblicate delle storie di lupus inscenate da attori, adattate ad alcune delle storie che i pazienti con lupus ci hanno inviato al gruppo LES Italiano ODB. Ho visto sulla pagina Facebook dei commenti tutti quanti molto belli. Tu cosa hai provato guardando queste storie e cosa ti hanno raccontato le persone che le hanno viste? Allora, Antonella, entrambi i video sono, a mio avviso, molto belli. Io mi sono anche un pochino emozionata, soprattutto su alcune storie. E riprendono proprio le storie che abbiamo ricevuto nel 2021 e, come hai detto già tu, sono interpretate da veri attori. Non era pensabile nel video inserire tutta la storia, ma con le frasi chiave di ognuna è stato possibile raccontare davvero il vissuto dei pazienti con lupus. Abbiamo voluto pubblicare i video nel periodo delle feste, come sai, proprio come una sorta di regalo per le persone che hanno partecipato. Mi chiedi dei commenti ricevuti? Ecco, quelli arrivati a me sono tutti molto positivi. Mantonella, se qualcuno desidera, io direi che può farlo anche adesso, vero? Noi siamo qui. Noi Certo, siamo qui. certo che sì, e per chi ancora non avesse avuto il piacere di vederle queste storie, le può trovare naturalmente scorrendo i social del gruppo LES, anche qui sotto la pagina Facebook oppure insomma sul canale YouTube, e Anche naturalmente sul anche sito. sul sito Anche sul sito. www.lupus-italy.org. Ecco,
Rosy, ovviamente i commenti ci fanno sempre piacere, anche riscontri, e quindi invitiamo davvero tutti quanti a lasciarci un vostro feedback, perché anche questo ci serve per fare meglio, perché il nostro obiettivo è quello di fare ancora meglio per quanto naturalmente si può. Rosy, senti, c'è un'altra tematica, prima di andare ad incontrare Francesca, Bill Gates già nel 2018 aveva annunciato l'arrivo di un virus presumibilmente dall'Asia che poteva assomigliare alla spagnola. Il 20 gennaio ha detto, insomma, giusto per iniziare il 2022 tranquilli, ha detto: se qualcosa ucciderà più di 10 milioni di persone nei prossimi decenni, non sarà una pandemia, non sarà una guerra, ma un virus, annunciando appunto che ci sarà un'altra pandemia peggiore di quella da SARS-CoV-2, oltre che annunciare che donerà 300 milioni di dollari alla CEPI, che è una coalizione per la prevenzione delle pandemie, e quindi per far sì che i vaccini arrivino sempre più velocemente. Ecco, Rosy, io quando ho sentito questa notizia ho detto benissimo, quindi tutta sta botta di entusiasmo, di buon umore, anche Bill Gates contribuisce. Allora, Antonella, che arriveranno altre pandemie è probabile, ma un po' egoisticamente speriamo non nel corrente secolo, perché noi abbiamo già dato, direi, abbastanza. Ciò che dobbiamo fare è continuare a credere nella ricerca scientifica, della speranza che questi fenomeni vengano arginati immediatamente o in tempi brevissimi, in modo che proprio non diventi pandemia. Ecco, altro non possiamo prevedere il futuro, quindi siamo qua. Infatti non possiamo prevedere il futuro, però possiamo lavorare sull'adesso, questo sì. Allora, infatti, intanto occupiamoci di questa pandemia. Rosy, io ti ringrazio davvero tantissimo, abbiamo tanta carne al fuoco, andiamo a vedere come procede e iniziamo subito a dare uno sguardo alle notizie di cronaca con la nostra amatissima Francesca Romana Spinelli. Eccola qui, ciao Francesca. Ciao Antonella, buona serata, buonasera a tutti. Senti Francesca, tu cosa ne pensi di quello che ha detto Bill Gates? Beh, mi rendo conto che è una notizia che può terrorizzare, avere veramente delle note non ottimistiche per il nostro futuro, però purtroppo il futuro è questo, ci dobbiamo abituare a dei virus, a dei microrganismi che prenderanno il sopravvento. Finché sono virus, diciamo che alcuni sono respiratori, sono meno letali, altri abbiamo visto purtroppo, soprattutto quando sono nuovi e quindi il nostro organismo non è pronto, fanno grossi guai. Poi c'è un altro aspetto di cui prima o poi dovremo parlare, che anche sono, diciamo, la diffusione di altri microrganismi che sono un po' causate dall'uomo nella nostra gestione poco oculata. Noi usiamo gli antibiotici in modo a volte scriteriato, e quindi rischiamo poi di avere in futuro anche doverci trovare a combattere anche delle infezioni batteriche resistenti, e lì un po' di colpa è pure nostra. Quindi sicuramente sarà importante farsi trovare attrezzati, perché poi ovviamente la pandemia fa morti se noi non sappiamo neanche, non solo non sappiamo curare, ma non abbiamo gli spazi per gestire. Ricordiamo che noi siamo stati i primi e quelli che hanno subito di più la pandemia da Covid, proprio perché non ci siamo trovati pronti, non avevamo posti in ospedale, non avevamo medici, non avevamo infermieri, non avevamo i dispositivi per difenderci. Ecco, diciamo che almeno questo io credo che l'abbiamo imparato. E quindi tutte le altre pandemie, per quanto letali, credo che avranno una storia diversa. Poi se la fondazione di Bill Gates e Melinda, la figlia, vogliono donare, aiutarci a evitare che la nuova variante, poi ne parleremo più avanti, ma nasce anche dalla modificazione, dalla mutazione del virus in zone dove il vaccino è arrivato meno, in Sudafrica, dove gran parte della popolazione si è vaccinata, ma grande altra parte no. Per cui se si riesce anche ad evitare questa disparità di gestione delle malattie nel mondo, sicuramente questo è un altro punto su cui si potrebbe discutere per limitare la letalità delle prossime pandemie. Ecco, allora intanto rispondo a Tania. Come si chiama il canale YouTube da cui seguire la diretta? Il canale YouTube è quello del gruppo LES italiano ODV, è proprio il canale del gruppo LES.
Allora, Francesca, parliamo di dati perché è nostra abitudine andare a vedere i fatti, no? L'abbiamo già fatto in una video intervista che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina del gruppo LES e a cui sono seguiti dei commenti perché avevamo parlato appunto del registro OCOVAX che ha raccolto i dati di pazienti con malattie reumatiche di 30 paesi diversi, di cui il 70% con donne con un'età media di 60 anni. Ecco, Francesca, vogliamo ripeterlo anche con l'occasione in questa diretta, cioè cosa sappiamo in merito ai pazienti con lupus? E Vogliamo Francesca, chiedere. con l'occasione io vorrei chiederti anche un'altra cosa, perché so che hai pubblicato dei dati anche tu e mi piacerebbe che insomma questi dati venissero resi pubblici anche in questa sede. Molto volentieri, anche perché i dati sono frutto di una collaborazione con i colleghi del PINI di Milano. Abbiamo lavorato ormai diversi mesi fa e finalmente il lavoro ha visto la luce. Intanto riprendiamo molto brevemente quel dato del registro COVAX, che è un registro che raccoglie pazienti di fatto da tutta Europa, appunto un registro che è stato portato avanti dall'EULAR, e vedete che anche l'Italia ha contribuito con 615 pazienti. Di questi pazienti, 4.606 sono pazienti con malattie reumatologiche infiammatorie e quindi artrite reumatoide, artrite psoriasica, le connettiviti, comprese il lupus, e poi c'è una piccola quota, 500 poco e più pazienti che hanno malattie non infiammatorie, l'osteoporosi, l'artrosi. Vedete che la stragrande maggioranza è in una fetta altro, 65, c'è un gruppo, scusatemi, sono artriti, artrite reumatoide, artrite psoriasica, artrite idiopatica giovanile, spondilite ankilosante, quindi tutto messo insieme. Il lupus è rappresentato dall'8%, sono 367 le persone affette da lupus che sono state studiate in questo registro europeo. I pazienti sono stati vaccinati prevalentemente, e questo diciamo ricalca un pochino la diffusione dei diversi vaccini con vaccini a RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna nel 77% dei casi, una piccola quota, il 16% AstraZeneca, ma c'è tutta l'Inghilterra dove hanno fatto prevalentemente Astra. I dati sono stati raccolti, se non ricordo male, fino a luglio e vedete che un 74% dei pazienti aveva già fatto le due dosi a luglio. Nella prossima diapositiva, Antonella, ci sono i dati di sicurezza del vaccino e di efficacia, molto molto brevemente, efficacia al 95%, ovvero una quota veramente molto bassa di persone ha avuto l'infezione da SARS-CoV-2, quindi la malattia Covid dopo la vaccinazione. Per la verità il dato è ancora migliore, perché in realtà i pazienti sono intorno all'1%, 42 pazienti sono quelli che hanno avuto la malattia e altri dati sono mancanti, quindi noi per certo possiamo dire che nel 95% dei casi l'infezione non c'è stata. Il vaccino, e questo è anche molto importante e sicuro, perché una quota veramente molto bassa di persone hanno avuto una riattivazione della malattia. Siamo intorno al 4%, un po' più alta per le artriti, il 5%, più bassa nelle connettiviti. Non abbiamo il dato per il lupus, nello specifico perché nelle connettiviti c'è il lupus, ma c'è anche la sindrome di Sjögren, c'è la sclerodermia, c'è la connettivite indifferenziata. Il dato è aggregato per tutte le connettiviti. Vedete anche sotto la freccina quali sono stati gli eventi più frequenti riportati dal 2% dei 4.000 e rotti pazienti, e sono artralgie e artrite. Gli eventi gravi sono stati inferiori all'1%, quindi veramente poca cosa. E questo è il grande dato europeo. Nella prossima, già che Antonella mi ha dato l'opportunità di condividere qualcosa che poi abbiamo fatto grazie a tutte le persone con diverse malattie reumatologiche che hanno fatto per prime la vaccinazione, perché qui ne avevamo raccolto fino a marzo scorso i dati delle prime persone vaccinate perché personale sanitario con malattie reumatologiche. Vedete che abbiamo messo insieme, sono 115 pazienti. Noi di lupus abbiamo una percentuale un po' maggiore, perché circa un quarto dei casi, era poco meno del 25%, il 25%, 31 persone sono persone affette da lupus. Vedete, altre 31, un altro 25% hanno l'artrite reumatoide, l'altra metà dei pazienti altre patologie, quindi di nuovo Sjögren, sclerosi sistemica, artrite psoriasica e quant'altro.
Noi abbiamo avuto in questi 115 pazienti tre sole riacutizzazioni, solo in pazienti con artriti, due psoriasi con artrite reumatoide, nessun lupus si è riattivato dei 31, che appunto sono stati i primi. Questi dati ormai sono assolutamente vecchi, ovviamente, perché risalgono alle prime due dosi nella prima fetta di popolazione vaccinata. Però queste tre persone che si sono riattivate hanno risolto la riattivazione articolare, esclusivamente articolare della malattia, con qualche giorno di antinfiammatorio o cortisone, quindi assolutamente un ottimo profilo di sicurezza. Senti Francesca, una delle persone che ha commentato appunto la videopillola, Marisa Balicchia, chiede: lo studio riguarda il 70% delle donne di età media di 60 anni. Si possono trasportare i risultati ottenuti anche per fasce di età molto più giovani, cioè 25 anni, sempre con lupus? Per esempio, in quelle 31 persone che tu citavi prima, conosciamo il dato anagrafico? Allora, sì, ovviamente i nostri sono un po' più giovani, tanto che sono più giovani anche dei pazienti che hanno avuto poi il flare di malattia. Ovviamente sui nostri piccoli numeri io non posso dire che i lupus più giovani si riattivano meno dei pazienti con artrite psoriasica un po' più grandi. Siamo intorno ai 60 anni delle artriti, intorno ai 40 del lupus. È vero che non sono comparabili, però non è emerso un dato che favorisce o sfavorisce persone più giovani. Per cui è vero, il commento è assolutamente condivisibile. Posso estrapolare il dato. In termini di sicurezza, però, io non vedo una differenza legata all'età. Semmai la posso vedere legata alla malattia. E quello che dicono i dati è che le artriti si riattivano un pochino di più. C'è da dire che, come avete visto, le riattivazioni sono artralgie e artrite, quindi sono insite appunto anche le manifestazioni degli eventi avversi sono spesso simili alla riacutizzazione di malattia, quindi qualche volta si può avere la difficoltà. Noi per capire se quei tre casi erano veramente riacutizzazioni di malattia o eventi avversi da farmaco, ci siamo messi in quattro reumatologi, due di Roma e due di Milano, e abbiamo discusso caso per caso per dire questi sono state riattivazioni. Altri pazienti invece che avevano avuto artralgie e artriti subito dopo il vaccino non le abbiamo messe nel calderone delle riattivazioni. Quindi attenzione che a volte nei registri il dato può essere un po' sporco e quindi qualcuno può dire è una riattivazione e magari non lo è. Quindi attenzione poi ai grandi registri. C'è un altro tema, Francesca, riguardo agli eventi avversi relativi al vaccino. Ci sono alcune persone, anzi diverse persone, che dicono: ho fatto il vaccino, dopo il vaccino mi è venuto l'acufene, che è il famoso e fastidiosissimo fischio o ronzio a un orecchio oppure a entrambe le orecchie. Francesca, tra gli effetti del vaccino ci può essere la comparsa dell'acufene? Allora, sono riandata a guardare proprio per rispondere a questa domanda i dati di letteratura, come mia abitudine fare per poter condividere qualche dato concreto con voi. E devo dire che sono veramente sporadici i report. E ho trovato singoli casi, tre casi descritti, quindi sì, è descritto, ma parliamo ormai di milioni di pazienti e di soggetti senza alcuna patologia che hanno ricevuto le due, tre, una dose di vaccino e direi che non mi sembrano degli effetti. Poi che possa succedere, ma viene definito un evento avverso ogni manifestazione in attesa, prima non c'era, faccio un farmaco, il vaccino, poi compare, quindi non mi aspettavo quella manifestazione. Se l'acufene preesisteva ed è ricomparso, ovviamente quello non è un evento avverso. Non è che tutto ciò che capita dopo il vaccino è necessariamente collegato, quindi che sia temporalmente legato non vuol dire che sia causato dal vaccino. Il fatto che ci siano così pochi casi mi fa pensare che non è un evento strettamente legato alla vaccinazione. Anche perché, insomma, l'acufene viene da quello che, insomma, capisco io, a seguito di un barotrauma oppure, cioè, insomma, un problema circolatorio. Insomma, possono essere davvero tantissime le cause che danno il là ad un acufene, tanto che, insomma, purtroppo non esiste una cura, no, per E l'acufene. suggerirei proprio in quest'ottica che sia accaduto prima o dopo il vaccino, comunque sia indagarle quelle cause, perché appunto in alcune situazioni poi si riesce a intervenire se si interviene precocemente, altre volte meno. L'acufene può persistere, è veramente un sintomo noiosissimo, però direi di non trascurarlo. Se dura 2 giorni dopo il vaccino, per qualche ragione, misteriosamente può essere legato al vaccino, non so come evento avverso, se persiste, assolutamente indagare le altre cause. Non trascuriamo tutto il resto perché c'è un vaccino di mezzo, insomma.
Ecco, infatti. Allora, Francesca, a proposito di eventi avversi, voglio andare sulla stampa. È stato da poco pubblicato una meta-analisi, cioè l'esaminazione di più studi, di più dati, condotta dal Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston. Sono stati esaminati sostanzialmente 12 studi che hanno coinvolto oltre 40.000 persone ed è stato scoperto che il 35% di chi ha ricevuto un placebo, cioè un non farmaco, un non principio attivo, in sostanza una soluzione salina, ha riferito di aver avuto gli stessi effetti avversi di chi invece ha ricevuto una somministrazione di vaccino, cioè mal di testa, male alle ossa, febbre, eccetera. Francesca, perché? Perché è successo questo fenomeno? Questo si chiama effetto nocebo ed è esattamente l'opposto dell'effetto placebo descritto negli studi. Quindi io prendo acqua fresca e penso di star bene perché mi convinco di aver assunto il farmaco, e altrettanto accade quando invece è il contrario: mi danno acqua fresca, ma io penso di fare una cosa che mi aspetto che possa dare degli eventi avversi, e quegli eventi avversi mi vengono. Quindi questa è una spiegazione che adesso in medicina e in reumatologia ce ne stiamo occupando per chi soffre di artriti infiammatorie, conosce forse un po' meglio di chi ha il lupus, perché ancora non esistono biosimilari, farmaci similari ai biologici, e stiamo vivendo la stessa cosa. Quindi il cambiamento di farmaco, che è la stessa identica molecola, a volte evoca degli eventi avversi solo perché mi aspetto che possa dare una maggiore frequenza di eventi avversi. Mal di testa, febbre, nausea, no, ovviamente iniettando la salina nel braccio mi aspetto che gli eventi avversi siano pari a quelli del vaccino se si tratta di eventi locali. Quindi ovviamente Antonella ha sottolineato come gli eventi non fossero strettamente legati all'iniezione, perché la salina, comunque mettere acqua e sale in un muscolo stressa il muscolo, gli altri, ripeto, sono legati a questo fenomeno che si chiama effetto nocebo, che è assolutamente naturale nell'uomo, uomo con la U maiuscola, essere umano, per non Essere fare umano, essere umano, indipendentemente per non essere, per non sbagliare qua il genere, insomma, dal uomini e sesso. donne, essere umano, essere umano. Francesca Ellis, cera volante, dice: grazie intanto Ellis per esserti aggiunta a questa diretta. Dice: tanti pazienti dopo la terza dose stanno riscontrando acufene, vertigini, paralisi facciale. Nel mio caso acufene. Il medico sta facendo accertamenti, propende per la tempesta di citochine. Due otorini e il medico di famiglia hanno confermato l'effetto avverso del vaccino. Siamo quindi sicuri che per noi, con già un sistema immunitario alterato, sia la scelta giusta, la proteina Spike? E poi dice: aggiungo che sto facendo la GAET, la grande emoinfusione con ozono, per recuperare ed eliminare la tossina post-vaccino, terapia che scopro adesso e che mi hanno spiegato essere molto utile per i pazienti con malattie autoimmune come artriti e lupus. Nessuno mi aveva mai parlato di questo. Cosa ne pensate? Cosa ne pensi, Francesca? Allora, su emoinfusione di ozono io non commento, e semmai la portiamo in un'altra puntata, perché ci sono pochi dati scientifici. Mi è capitato di parlarle in tante altre occasioni. Qualcuno pensa che sia una strategia molto buona per la cura di ogni malattia. Purtroppo io ho un approccio molto scientifico a tutto, quindi finché non mi spiegano perché funziona, io non so cosa rispondere. Quindi ne riparliamo, me la studio, me la ristudio, ci riprovo e vediamo qual è il senso. Diciamo che l'ozono sicuramente ha un effetto che può essere benefico per certe situazioni, iniettato localmente ha un senso, non lo temo. La emotrasfusione deve essere sempre fatta. Emo vuol dire che io inietto qualcosa dall'esterno nel sangue, quindi comunque sempre con estrema attenzione, perché bisogna trovare qualcuno che lo sappia fare, che lo faccia nell'ambiente giusto, rispettando tutte le norme e la sterilità. E parto dalla seconda parte, quindi E cosa? anche con i macchinari giusti, perché Certo, insomma, assolutamente.
Assolutamente. E io devo dire che letteratura, e un po' di letteratura la leggo per mestiere, grandi dati in questo senso ancora non ci sono, che non vuol dire che non ce ne saranno in futuro, però una cosa che costa così poco, perché tutto sommato l'ozono costa niente rispetto a un farmaco biologico, mi stupisce che qualcuno non abbia già messo a punto una strategia per trattare alcuni sintomi. Si usa per l'ernia del disco con grande beneficio. Se è vero che funziona così bene nel lupus e nell'artrite, è strano che nessuno ancora se lo sia fatto venire in mente. Ma insomma, forse è solo questione di tempo, lo vedremo. E ripeto, ne possiamo riparlare. Storia dell'acufene. Io devo dire che un po' di pazienti a questo punto li ho vaccinati. Non ne ho uno che ha avuto l'acufene, quindi definiamo tanti, tanti pazienti. 2, 3 sono tanti su milioni di casi, non lo so. Se io ho avuto 3 persone con la pressione alta, dico che è un evento frequente. Se ho avuto 3 persone che hanno avuto... Quindi io non so che dire, sulla paresi, sulle paralisi facciali è vero, ce ne sono stati descritti tanti casi, ma questo non è un motivo per non fare il vaccino, né in chi ha il lupus, né in chi ha un'altra malattia autoimmune, né in chi non ha nessuna malattia, perché io ho avuto tante persone completamente sane prima che hanno avuto la paralisi facciale, un emilato, risolta pochi giorni dopo il vaccino, con cortisone, senza cortisone. Sono eventi avversi che quando vacciniamo tutto il mondo insieme registriamo un po' più frequentemente che se vacciniamo tutto il mondo nell'arco di 20 anni. Di questo abbiamo parlato. Quindi su cosa è frequente in questo frangente dove abbiamo fatto una campagna vaccinale massiva nell'arco di pochi mesi, dobbiamo sempre pensare non al numero assoluto ma al numero assoluto di casi sul numero totale di vaccinati. Quindi non è detto che sia così frequente. Ecco Francesca, allora... C'è un altro aspetto, no? Oggi si è pronunciato anche il Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute. Allora, la terza dose di vaccino è stata autorizzata a metà settembre. Sappiamo che il Green Pass ha una durata di 6 mesi. Facendo 2 conti, a molti questo Green Pass sta per scadere. Il governo, lo sappiamo, sta lavorando ad una possibile estensione illimitata del Green Pass rafforzato, cioè quello che hanno le persone che hanno completato il ciclo vaccinale oppure che sono guarite dal Covid. Ecco, Francesca, essa questo Green Pass illimitato verosimilmente sarà valido, avrà via libera fino a quando non ci sarà l'ipotesi della quarta dose. A proposito, molti stanno chiedendo, Francesca, ma la quarta dose di vaccino la dobbiamo fare? E in più ti chiedo anche cosa può succedere al sistema immunitario se viene stimolato in tempi così ravvicinati, no? Soprattutto per una persona che ha un'autoimmunità come lupus. Dunque, non ho una risposta perché non è mai capitato nella storia di fare tanti vaccini così uno dietro l'altro. Io al momento sospenderei il giudizio sulla quarta dose, perché se facciamo la quarta dose con lo stesso identico vaccino con cui abbiamo fatto le prime 3, per quello che stiamo vedendo con la variante Omicron è del tutto inutile, motivo per cui anche in Israele, dove erano partiti in poppa magna e dove hanno visto ovviamente un aumento del titolo di anticorpi dopo la quarta dose, e questo è normale, se io do il famoso booster evoco una nuova risposta, salgono gli anticorpi. Il problema è che se continuo a produrre anticorpi contro un virus che è modificato a tal punto che oggi chi ha 3 dosi di vaccino prende Omicron, forse aspetterei un attimo, tanto che almeno Pfizer, non so Moderna, ma presumibilmente è possibile che anche Moderna lo farà, si sta attrezzando per modificare il vaccino. Ricordate che abbiamo detto tante volte che il vaccino RNA è molto più intelligente, per quanto possa far paura a chi non conosce questo sconosciuto modo nuovo di fare vaccini, nuovo per modo di dire, di fare vaccini, è la cosa più intelligente che l'uomo abbia inventato a proposito di vaccini, quindi nella nostra capacità di modulare, perché l'RNA sono una serie di letterine, sostanzialmente un piccolo codice che dice produci la proteina fatta così, se la proteina cambia io cambio quel codice e riadatto il vaccino. Questo non si può fare con un vaccino tradizionale ovviamente, quindi io penso che la quarta dose abbia senso se noi l'adattiamo a quello che sta succedendo, altrimenti facciamo è come fare l'antinfluenzale del 2017 oggi. Non servirebbe più, non sarebbe così efficace. Esatto. Francesca, ci sono delle domande. Ti porto all'attenzione la domanda di Nicola Patane, dice:
Io sono in ballo per la diagnosi di anticorpi antifosfolipidi. Ho avuto una trombosi arteriosa e faccio Coumadin o tripla dose di vaccino. Ho fatto sempre Pfizer, ma ho paura del Covid, anche solo dell'infezione. Può essere pericoloso dopo le 3 dosi di vaccino per un paziente con lupus, per una persona che è lupus, anche soltanto ricevere il virus, pur essendo protetti dalla malattia grave? Non so se sì, ti sei spiegata, Nicola. Sì, assolutamente. Io, scusatemi se io ogni tanto mi vedrete fare così, non sono contrariata, che non ci vedo più, quindi cerco di leggere, e quindi il giorno che avrò gli occhiali con me smetterò di fare queste, quindi perdonatemi se faccio delle strane espressioni. Allora, le persone con lupus, le persone con sindrome di anticorpi fosfolipidi non hanno una malattia peggiore, e questo ormai abbiamo una marea di dati per fortuna che ce lo dice, non hanno una malattia peggiore rispetto a chi non ha una malattia autoimmune. Quindi vuol dire che se noi ci guardiamo intorno, sicuramente abbiamo, e questo lo sappiamo, ahimè, è all'ordine del giorno, un aumento assolutamente, non c'è bisogno di commentare i numeri, perché 200.000 casi al giorno è evidente che abbiamo una diffusione enorme del virus, a fronte di un numero di ricoveri che è nettamente inferiore rispetto a come stavamo un anno fa. Questo vuol dire che noi in questo momento, anche grazie alle vaccinazioni, abbiamo un virus che si è attenuato, diciamo così, o comunque la sua patogenicità, la sua capacità di evocare la malattia, quindi infezione, malattia, è molto ridotta. Questo vale per le persone che non hanno malattie e vale per chi ha una malattia autoimmune, il lupus o la sindrome di anticorpi antifosfolipidi. Quindi io non dico abbassiamo la guardia, via la mascherina, andiamo a fare le feste, però sicuramente un po' meno paura per chi ha 3 dosi di vaccino, e soprattutto in questo momento in cui, ahimè, appunto la variante è molto diffusa, ma un pochino più blanda, un po' meno paura dell'anno scorso, secondo me possiamo iniziare ad averla. E ripeto, non vuol dire via la mascherina tutti liberi, vuol dire viviamo con un po' più di tranquillità questa situazione. Manteniamo le misure di protezione, ma insomma cerchiamo anche di essere un pochettino più, cioè, meno tesi, ecco, la metto. Perché poi alla fine purtroppo il nostro corpo, il nostro organismo paga il virus, paga gli effetti del virus, ma paga anche gli effetti, e lo abbiamo detto anche prima della chiusura per le feste in Italia, paga anche gli effetti di quello che stiamo vivendo ormai da 2 anni, e quindi dobbiamo trovare un equilibrio. Teniamo la mascherina, ma magari una passeggiata all'aperto va bene. Francesca, allora, Patrizia Felicetti dice: io ho lupus, Sjögren, anticorpi antifosfolipidi, nefrite lupica. Dopo la terza dose, circa un mese, sono gonfiati i linfonodi sotto la gola. Ho fatto ecografia e risonanza magnetica con mezzo di contrasto, e fortunatamente risultano appunto solo linfonodi gonfi. Questo evento potrebbe essere imputato al vaccino e quindi episodio transitorio, oppure, come presumo, fa parte della mia situazione autoimmune, Francesca? È molto 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 frequente nella sindrome di Sjögren, quindi propenderei per la sindrome di Sjögren, anche perché, se ho capito bene, la tempistica è un mese dopo un evento avverso, una riattivazione di malattia dopo il vaccino, un mese dopo un po' troppo tardi. Cioè, noi definiamo un arco temporale entro il quale qualcosa che succede dopo il vaccino può essere una riattivazione di malattia, e siamo intorno alle 2 settimane. 4 settimane dopo è già un po' tanto, quindi è più probabile che sia la sindrome di Sjögren. Anna Galluzzo dice: il vaccino va fatto a chi ha la sindrome di anticorpi antifosfolipidi, Francesca? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, Francesca, Angela, la cara Angela dice: il vaccino può dare stitichezza? A me sembra che dal primo vaccino una stitichezza che con il cibo non passa. Beh, dopo andiamo a parlarne anche con la dottoressa Gremese. Prendo la bustina di Movicol, va meglio, se smetto ricomincio, sto malissimo perché ogni 10 minuti uno stimolo e non vado. Francesca. Stesso discorso, non conosco tutto il resto della storia, quello che temporalmente succede dopo il vaccino a volte è un po' più attenzionato di quello che succedeva prima. Noi abbiamo atteso questo vaccino con un desiderio di farlo e una grandissima paura di farlo. Se il sintomo persiste, io però non etichetterei come un effetto legato al vaccino, perché del vaccino ormai traccia non ce n'è più. La stitichezza come reazione immunomediata al vaccino non mi torna granché, quindi io farei qualche accertamento in più, anche perché
Movicol fa migliorare la situazione sospendendo la terapia, poi ricomincia tutto, quindi io penso che una indagine sulla motilità intestinale vada fatta in questo caso. Allora, Francesca, torniamo sulla mixa di vaccini, sulla eterologa, vogliamo chiamarla così, dice chi ha fatto due dosi Pfizer deve fare Moderna, ma se sono stata bene con Pfizer, dice Carmen Serra, perché mi obbligano a fare Moderna? Non è un obbligo, però, eh. Non c'è alcun obbligo. L'idea è che fare Moderna dopo Pfizer potrebbe dare una protezione un po' migliore, perché un po' diversi i due vaccini sono, e quindi l'idea è che possa garantire una protezione migliore. L'altro motivo per cui molto spesso abbiamo, io personalmente ho suggerito a parenti, amici e pazienti di fare Moderna, è una questione proprio di tempistiche. A Roma Pfizer non si trova, quindi piuttosto che aspettare un mese e mezzo con due dosi, senza Green Pass rafforzato, con Omicron che comunque gira e per quanto la protezione non sia del 100%, attenua i sintomi, preferisco l'eterologa, ma non è un obbligo, assolutamente. Se Carmen vuole aspettare, certo rimane con due dosi e quindi una serie di complicazioni, può aspettare Pfizer, non è che è tassativamente obbligatorio fare Moderna. Francesca, a proposito di vaccini, ne arriverà uno nuovo a febbraio che è il Novavax, che in realtà si chiama Nuvaxovid, che è un vaccino proteico e la prima regione che farà da apripista nella somministrazione di questo vaccino è il Lazio e sarà somministrato in 15 hub. Funziona come Pfizer, come Moderna, cioè viene fatto una prima somministrazione e la seconda dopo 21 giorni. Tra i commenti alla video intervista sulla comunicazione dei dati del registro COVAX, ne ho letto uno di Anna Lo che dice: il vaccino proteico Novavax con adiuvante ha dei rischi maggiori rispetto ai vaccini a mRNA riguardo alla riattivazione o riacutizzazione delle malattie autoimmuni? Anche qui non abbiamo un dato testa a testa tra le due tipologie di vaccino, però di solito noi, se a parità di vaccino, se abbiamo due vaccini in circolazione, pensiamo a quelli dell'influenza, suggeriamo sempre quello senza adiuvante. L'adiuvante altro non è che una componente del vaccino che stimola ancora di più il sistema immunitario a produrre anticorpi contro quello contro cui, in questo caso SARS-CoV-2, vogliamo evocare una risposta. Quindi, se possiamo scegliere, io sceglierei un vaccino senza adiuvante. Se fosse l'ultimo, l'unico, non avrei dubbi a consigliarlo, non avrei avuto dubbi a consigliarlo, avendo delle alternative, sceglierei altro. Serena Rossi, Francesca dice, ho fatto due dosi Pfizer e mi sono presa il Covid. L'infezione si può considerare come la terza dose? Nì, si può considerare come una proroga della terza dose, per cui chi ha avuto l'infezione dopo le due dosi, chiaramente quella è un evento che riattiva il sistema immunitario contro il virus e quindi da quel momento si contano i 4-5 mesi per la terza dose. Diciamo che burocraticamente, pensando al Green Pass, non è un Green Pass con il booster, quindi è un Green Pass con guarigione, quindi quell'idea che diceva Antonella, che si sta discutendo di estendere la validità del Green Pass fino a, non sapremo, da vedere, non si rientra con due dosi e l'infezione, si rientra solo con le tre dosi, quindi io direi che una volta passati, quello che io sto consigliando a moltissime persone, perché molti hanno avuto il Covid dopo due dosi, fare la terza quando sarà poi passato il tempo congruo. Allora, torniamo un attimo sulla quarta dose. Francesca, tu l'hai già un po' anticipato, l'abbiamo già anche un po' anticipato poco fa. Insomma, Alessandro Carloni dice: ma cosa ne sappiamo della quarta dose fino a questo momento? Giudizio sospeso, speriamo che Pfizer e Moderna riaggiornino i due vaccini in modo tale che se proprio dobbiamo fare una quarta dose la facciamo almeno contro il virus che sta circolando in quel momento. Io penso che in questa direzione si stia andando. È così in Inghilterra, è così in Israele, quindi io penso che si andrà nella direzione di una quarta dose solo a patto che arrivi un vaccino aggiornato.
si parlava anche di quarta dose, insomma, si vocifera e non sono cose assolute, quindi voi sapete che questa situazione è continuamente in divenire, si vociferava di una quarta dose ai fragilissimi, ma appunto dobbiamo stare ad aspettare quelle che sono le decisioni, ma noi naturalmente non mancheremo di informarvi, vero Francesca? Perché lo facciamo anche arrivando con una video pillola, una video intervista, noi appena abbiamo notizie ve la diamo. Allora, Candida Tiziana dice: sono un insegnante di scuola primaria, il contatto con i bambini in una scuola potrebbe essere rischioso? Se è vaccinata, no, nel senso che è ovvio che i bambini sono, ahimè, i più grandi portatori di virus in generale e di questo, in questo caso di SARS-CoV-2, il fatto di avere le tre dosi e in questa situazione, come dicevo un attimo fa, con Omicron che prevale, sicuramente io non mi sembra un buon motivo per non vivere più tranquillamente. Ovviamente poi c'è tutto l'aspetto burocratico, chi ha fatto le tre dosi oggigiorno non fa neanche più la quarantena, ma ha 5 giorni di cauta osservazione e poi un tampone, e questo perché, un po' perché bisogna un pochino ricominciare da tutti i punti di vista a vivere, un po' perché proprio chi ha tre dosi rischia molto meno. E questo lo vediamo anche per l'epidemiologia del Covid negli ospedali. Oggi abbiamo il Covid variante Delta, la polmonite da Covid nei casi di persone non vaccinate o negli anziani fragilissimi che diceva Antonella, con molte altre patologie. E poi abbiamo tante persone che sono in ospedale, che occupano posti Covid, perché ancora non siamo arrivati a derubricare a una banale raffreddore l'infezione, che sono in ospedale per tutt'altra ragione, ma hanno un tampone positivo. Quelli sono persone vaccinate, sono persone anche più giovani che hanno magari nessun sintomo. Quindi importante è aver fatto il vaccino e fare attenzione. Poi ovviamente lavorando con i bambini, quanto più possibile isolarsi con la mascherina. Io lavoro in un ospedale, di pazienti con positività al tampone ormai ne ho visti una marea. In ospedale non ci si ammala perché noi non togliamo la mascherina, ci si ammala fuori dall'ospedale, quando abbassi la guardia te la togli la mascherina, quindi l'importante è proteggersi ancora una volta. Ecco, andiamo a vedere a proposito i bambini, cioè giusto velocemente perché stiamo tra poco, vedo già la dottoressa Gremese dietro le quinte. Allora, in Italia, Francesca, la vaccinazione ai bambini è partita dal 16 di dicembre dell'anno scorso, quindi da pochissimo, da poco più di un mese. In questo momento ci sono circa il 30% dei bambini che è stato vaccinato con la prima dose Pfizer, perché i bambini fanno solamente Pfizer, e circa l'8% dei bambini vaccinato già con la seconda dose. Gli americani, che hanno iniziato prima di noi a fare queste vaccinazioni, hanno vaccinato 8,7 milioni di bambini e il sistema di sorveglianza americano ha raccolto 4.000 segnalazioni di eventi avversi, di cui il 97,6% lievi. Ecco, Francesca, a questo punto noi che cosa sappiamo della vaccinazione ai bambini? Insomma, cosa possiamo dire in generale anche da quello che tu magari hai potuto vedere? Allora, io devo dire che i figli dei medici sono stati vaccinati subito, quindi le amiche con figli devo dire che ci hanno pensato mezzo secondo a vaccinare i bambini. Io, i bambini che peraltro noi vacciniamo dalla nascita contro una serie di altre infezioni, quindi non so perché è passata l'idea che sono bambini, quindi non li proteggo dal Covid. Fortunatamente i casi di decesso per Covid nei bambini sono ancora pochi, però purtroppo, proprio perché lo abbiamo detto tante volte, il virus si adatta, trova il nuovo ospite e l'ospite ideale adesso è il bambino che non ha vaccino. Bisogna correre ai ripari e vaccinare anche i bambini. Il 97% di reazioni leve vuol dire che il dolorino, un po' di febbre, quello che accade francamente non mi preoccupa. Io i dati me li sono andati a guardare, sono meno di 100 sugli 8 milioni e rotti i casi gravi, e per grave si definisce febbre alta, convulsioni che vengono anche con la febbre alta e diarrea. Ora francamente un giorno di febbre alta in un bambino con il rischio invece di un'ospedalizzazione per Covid, non ho dubbi che preferisco la febbre alta. Francesca, ancora alcune domande. Anna Maria Ruscio dice: ho fatto la terza dose, nonostante due contagiati in famiglia, io non ho preso il Covid, sarà per l'uso di cortisone?
No, il cortisone non protegge dal Covid, anzi, semmai aumenta il rischio di prendere le infezioni, ma magari è stata un po' più attenta proprio perché ormai le persone un po' più fragili, anche se abbiamo detto che si ammalano allo stesso modo, sono un po' più attente e quindi le persone un po' più grandi magari mantengono un po' di più le distanze, tengono un po' di più la mascherina anche in casa e quindi magari non c'è. E poi c'è qualche mistero intorno al fatto che ci sono alcune persone che possono anche dormire nello stesso letto con una persona Covid e non si ammalano. Io ho diverse coppie di amici che hanno questo, appunto, nonostante abbiano fatto di tutto, no, scherzo, non hanno fatto di tutto per prendersi, però non abbiano fatto attenzione perché non sapevano del coniuge malato, non si sono ammalati, quindi c'è anche una quota genetica di persone resistenti. Ne parleremo quando uscirà il dato perché è molto interessante, perché in qualche modo ripunta l'attenzione su alcuni aspetti del lupus. Alessandra dice: io non avevo fatto la terza dose, ma ho preso il Covid e non sono stata malissimo nonostante il lupus. Certo, perché il lupus non aggrava la malattia Covid, e questo tornerò a dirlo sempre perché ormai, ripeto, qua abbiamo una mole di dati a supporto di questa affermazione che non, per cui no, non temo smentite. Tutto sommato non dobbiamo avere paura più degli altri, quindi la paura e la guardia non la deve abbassare nessuno in ogni caso. La terza dose migliora le cose, ma Omicron sfugge purtroppo e quindi è vero che anche con tutti i vaccini Omicron, poi magari è un raffreddore, però Omicron non risparmia molti. Allora, Patrizia Casini dice: ho avuto il Covid a gennaio del 2021, ho fatto un vaccino a maggio, dovevo fare la terza dose, cioè per me la seconda, ma ho ripreso il Covid a gennaio 2022. Cosa devo fare, Francesca? Qua è difficile perché abbiamo in pratica, io adesso, questo, la cosa difficile è la burocrazia, perché qui se non si contano le tre dosi, secondo me il Green Pass rafforzato non viene dato. Questa è una situazione particolare perché c'è un'infezione, una dose, un'altra infezione, la prossima dose a 4 mesi almeno. Come si verrà considerate poi non lo so, perché da gennaio a maggio chissà come cambierà il Green Pass, quindi sulla parte burocratica Green Pass non mi pronuncio, sulla data per la prossima dose non prima di 4 mesi. Ecco, allora Francesca, chiudiamo questo spazio dedicato appunto alla rassegna stampa e a rispondere alla tematica vaccini, come facciamo ormai, Francesca, lo ricordo, dal 2 aprile del 2020. Allora, volevo chiudere con te su questo, no? Con Fauci, che sappiamo essere l'infettivologo americano cui è stata affidata la gestione dell'emergenza pandemica in America, ha detto che il Covid ce lo prenderemo tutti. Sileri, il nostro vice ministro della salute, ha detto che Omicron raggiungerà tutti. Ecco, Fauci, ancora pochi giorni fa, ha detto che il picco dell'ondata Covid trainato dalla variante Omicron sarà raggiunto a metà febbraio. Francesca, da noi come stiamo messi e come sta l'evolversi della situazione a tuo avviso? E soprattutto, secondo te è vero che il Covid ce lo prenderemo tutti? Diciamo che Omicron sta facendo. Allora, il problema di Omicron è che colpisce tanto, è molto, si diffonde molto e è molto spesso asintomatica o quasi sintomatica. Lo diceva prima Alessandra, due dosi, Covid, Omicron probabilmente perché ha avuto poco e niente. Quindi è molto probabile che arrivi in casa di tutti quanti, perché gran parte delle persone probabilmente l'infezione ce l'hanno, infezione, non malattia, e neanche lo sanno. Aggiungiamo il fatto che ormai per i contatti di persone positive abbiamo accorciato, vaccinati con le tre dosi, abbiamo accorciato l'osservazione a 5 giorni, con prudenza ma senza un divieto. Siamo passati da 14 a 10, 17. Io penso che stiamo mandando in giro tanta gente che l'infezione ce l'ha ed è portatore probabilmente a bassa carica, questo vuol dire che, diciamo, io non sono troppo lontana, penso che noi arriveremo tutti quanti, consapevoli o meno, a prendercela Omicron. Certo. Consapevoli o meno perché nella stragrande maggioranza potrebbe essere sintomatica. Tre dosi di vaccino, per quanto Omicron non la coprano, qualcosina fanno, quindi. Ecco, bene, Francesca. Allora, abbiamo la dottoressa Gremese che ci sta aspettando. Noi ci vediamo più tardi, Francesca? A Certamente, certamente. dopo. Ed eccoci qua. Bene, andiamo ad entrare in quello che è il cuore della puntata e
dove trattiamo di dieta e lupus e lo facciamo, ci facciamo raggiungere subito dalla dottoressa Elisa Gremese, professore associato di reumatologia e direttore dell'unità operativa di immunologia clinica del Policlinico Gemelli, Università Cattolica di Roma. Cara dottoressa Gremese, ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti, ben ritrovati a tutti voi. Dottoressa, allora, parliamo di un tema complesso e vastissimo. È vero, di mezzo ci sono state le feste, magari abbiamo esagerato un po', una fetta di panettone o di pandoro, secondo i gusti in più, insomma, abbiamo passato più tempo a tavola, insomma, però è anche vero che è già da un po' di tempo che noi abbiamo difficoltà a muoverci perché siamo costantemente a casa, in smart working, fare attività fisica, cioè tutte quelle cose che contribuiscono al concetto di dieta in quanto stile di vita diventa davvero difficile. Io stessa lo confesso, ve lo dico pubblicamente, mi sono comprato un tappetino, ho comprato gli attrezzi, stanno bene, sono in un angolo, ci ho provato, ma poi, come dire, insomma, tutto quell'entusiasmo dopo un po' passa. Allora, ma tutto questo non è sufficiente a dire che l'ago della bilancia oscilla verso l'alto. Noi stiamo parlando delle persone che hanno il lupus. Quanto incidono i farmaci, le terapie per il lupus anche nel fare aumentare di peso, dottoressa Gremese? Ma devo dire che tra tutti i farmaci che vengono utilizzati per questa malattia, l'unico che effettivamente può essere associato con un aumento di peso è il cortisone, il tanto famigerato, quanto, diciamo, salvavita in alcuni casi cortisone. Tutti gli altri farmaci non incidono sull'aumento di peso, anzi, a volte qualcuno potrebbe favorire un'iniziale riduzione di peso, ma perché alcuni di questi farmaci possono dare nausea o disturbi gastrointestinali, per cui diciamo, possono ridurre un pochino l'appetito, ma non è comunque una cosa positiva perché poi andrebbero regolati per questo effetto collaterale. Il cortisone, sottolineo che appunto può essere associato ad un aumento di peso in una fase iniziale perché è utilizzato a dosi più alte, da ritenzione di liquidi. E quindi un incremento di peso ce l'abbiamo per questa ragione, ma poi scendendo con le dosi questo effetto tende a ridursi spontaneamente. Ma dall'altra parte il cortisone aumenta l'appetito e quindi si tende a mangiare di più. Per cui io, a tutti i pazienti a cui iniziamo il cortisone, diciamo, noi medici segnaliamo questo aspetto del cercare di stare attenti a non introdurre più cibo del solito, o comunque a stare attenti a quell'aumento di appetito, diciamo, che ci spinge a mangiare in maniera un pochino inconsulta, perché il cortisone, ecco, fa aumentare di peso, cioè il peso, che si guadagna in maniera stabile con l'assunzione di cortisone è dovuto all'aumento di introduzione calorica perché ci aumenta l'appetito. Grazie intanto, dottoressa Gremese. Dottoressa, lei lo sa che ha una claque, che ha un seguito, insomma, qua, quando lei è apparsa, sono apparsi tantissimi commenti di apprezzamento. Senta, Ah, dottoressa. grazie. Dottoressa, oltre a quello che lei ci ha appena finito di dire, c'è una domanda, ne aveva anticipato anche Francesca, insomma, che ci sono anche altri fattori che in questo momento concorrono, come per esempio il peso dei 2 anni di pandemia, cioè quanto lo stress può concorrere in un aumento oppure in una diminuzione di peso? Ma allora lo stress può anche far ridurre di peso perché può aumentare un ormone che è l'adrenalina che aiuta magari a scendere di peso, comunque perché superati certi livelli di stress si tende a perdere l'appetito, a mangiare di meno, insomma lo stress induce delle modifiche anche nei nostri comportamenti, ma tendenzialmente prolungato tende a far aumentare purtroppo di peso e perché? Per diciamo, un motivo organico e uno meno organico. Quello organico è che lo stress continuo, quindi l'essere sottoposti, l'essere, il sentirsi costantemente sotto pressione per qualcosa, induce il nostro organismo a farci stare, vivere in una condizione come se fossimo in costante pericolo. E quando l'organismo avverte un pericolo costante, cosa fa? Fa reclutare glucosio, fa reclutare potenziale energia per i muscoli per difenderci appunto da questo pericolo. Poi lo stress in realtà
lo stress cronico non comporta poi un'attivazione muscolare altrettanto, diciamo, conseguente. Per cui questo aumento di glucosio fa aumentare l'insulina e l'insulina, il glucosio non essendo consumato, viene internalizzato dall'insulina nel grasso, e quindi lo stress fa da un lato modificare il metabolismo, per cui accumulare grasso, dall'altro però lo stress ci modifica anche alcune abitudini, no? Ci fa sentire sempre appunto sotto pressione in qualche maniera, anche il nostro cervello è affaticato, ci fa dormire male, dormire poco, il fatto di dormire male e dormire poco fa aumentare l'appetito e ci induce a introdurre più cibo, e quando siamo sotto pressione andiamo a cercare il comfort food, no? ci andiamo a cercare conforto nel cibo e mangiamo di più, e il cibo che ci dà conforto non è di certo la mezza gamba di sedano o la mezza mela, ma sono dei cibi un pochino più calorici che sono principalmente appunto i carboidrati o la cioccolata o il gelato, la pizza, ecco, tutti i cibi che o i fritti, tutti i cibi che fanno aumentare di peso. Quindi appunto lo stress purtroppo va in questo senso. E io dico, i 2 anni di pandemia certamente sono stati uno stress per tutti. Per chi ha malattie, visto che anche di questo parliamo, come il lupus, anche appunto la diagnosi di una malattia cronica, il fatto di convivere con una malattia cronica, il fatto di avere riattivazioni di malattia, di dover prendere dei farmaci, insomma, può costituire dei pensieri che portano comunque a vivere in una condizione di stress maggiore rispetto a chi appunto non ha patologie croniche. E anche la paura, magari la paura di contrarre il virus, tutta la tensione, io ricordo molto bene. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e quindi anche tutte le domande che sono state fatte a Francesca, molte di queste sottendevano, ecco, questa preoccupazione, questa paura in più rispetto in chi è il lupus o in chi ha malattie croniche, ecco, rispetto a chi non ce le ha, ovviamente. Dottoressa Gramese, quanto allergie o intolleranze alimentari o ambientali possono contribuire a non far scendere o aumentare anche qui l'ago della bilancia? Ma diciamo che qua possiamo sfatare subito questa eventuale convinzione, cioè nelle allergie, nelle intolleranze alimentari fanno aumentare di peso, questo no. Potrebbero far scendere di peso per un motivo che adesso diciamo, ma ci sarebbe intanto da definire cosa sono le allergie, ma soprattutto le intolleranze alimentari. No, allergia è una cosa che si riconosce abbastanza facilmente, perché una persona che è realmente allergica a un alimento, a qualche cos'altro, sviluppa delle reazioni acute che vengono immediatamente, diciamo, riconosciute come allergia. Chi ha delle intolleranze, le vere intolleranze alimentari sono quelle, per esempio, al lattosio o al glutine, cioè la celiachia. Tutte le altre, sì, sono reazioni immediate, comunque una reazione del nostro organismo verso certi cibi, e quindi il fatto che alcune persone riferiscano gonfiore alla pancia, dolore allo stomaco, pesantezza allo stomaco, oppure anche cefalea, malessere generale con l'assunzione di alcuni cibi, diciamo, costituisce questo gruppo di intolleranze che non possono, cioè non meglio, diciamo, identificabili con degli esami, come lo possono essere per esempio l'intolleranza al lattosio o la celiachia. Ma questi sintomi, diciamo, rimuovere gli alimenti che causano questi problemi attenua i sintomi, quindi fa vivere meglio. In questo senso, dicevo, potrebbe succedere che una intolleranza alimentare o un'allergia potrebbe portare a una riduzione di peso, perché un paziente che è intollerante a tanti alimenti magari tende a togliere drasticamente tutti questi alimenti e a limitare la sua dieta a poche cose che appunto potrebbero farlo scendere di peso. Per cui anche in questo senso poi bisogna porre attenzione, magari affidarsi a qualcuno che ci aiuta a scegliere i cibi che possiamo mangiare e a farci una dieta che non costituisca un problema anche nel senso inverso, cioè di scendere troppo di peso. Dottoressa, prepariamoci, perché abbiamo una quantità di domande, ne stanno arrivando talmente tante che penso che arriveremo allora a Ticina, perché poi insomma, l'argomento si presta, no? Anche a riflettere. Allora,
Relativamente alle allergie e alle intolleranze, uno dei commenti, insomma, uno dei post di commenti che era arrivato appunto sotto al post lancio, quello che abbiamo girato qualche giorno fa, dottoressa, è quello di Antonella Papaleo che dice: sono intollerante al lattosio, non posso mangiare legumi, carne rossa, soprattutto non posso associare pasta e carne perché ho meteorismo e spasmi dolorosi. Quindi la mia dieta è molto ristretta: pane, pasta, zuccheri, frutta. Non sono grassa, ma ho la pancia gonfia e piena di aria dolorosa. È dovuto al lupus tutto questo oppure allo stress? A me no. Mi sento sempre colon irritabile. Ecco, mi sento di dire che sicuramente non è dovuto al lupus e l'esempio di Antonella è uno di quelli che ho appena finito di citare, cioè una persona che non tollera tanti alimenti e che quindi, insomma, nonostante questo, comunque riferisce la persistenza di una sintomatologia abbastanza fastidiosa che è la pancia gonfia. Ecco, tra l'altro il fatto magari che qualcuno pensi che le intolleranze alimentari facciano aumentare di peso può dipendere da questo, che appunto le intolleranze alimentari creano anche un disequilibrio a livello intestinale che porta appunto alla formazione di aria, quindi alla pancia gonfia, quindi questo fa pensare di aumentare di peso. In realtà appunto ci possono essere dei rimedi, quali sono l'attenzione alla dieta e ad eliminare i cibi che causano questo problema, però ci possono essere anche dei presidi diciamo di integratori o farmacologici che magari aiutando a risistemare la flora batterica intestinale, oppure alcuni presidi diciamo aiutano a assorbire l'aria, l'abbondanza di aria intestinale, possono limitare questi disturbi legati alle intolleranze alimentari. Bene, allora dottoressa, prima di andare a rispondere alle tante domande, io volevo ancora fare con lei un focus, perché secondo me c'è un aspetto importante di cui parlare, di questo, cioè noi consultiamo facilmente il web, qualcuno ancora legge i giornali cartacei, ascoltiamo tanto anche i consigli di amici, eccetera, che ci hanno detto: ma guarda, quello mi ha risolto tutte le prove, quell'altro, guarda che ho preso quella cosa, quell'integratore. Si legge, insomma, in sostanza, si ascolta di tutto sulle diete. C'è quella del digiuno intermittente, c'è la dieta mediterranea, la dieta infiammatoria, la dieta chetogenica. Ecco, io vorrei capire quali sono le differenze tra questi tipi di dieta e quali sono i vantaggi e gli svantaggi per una persona affetta da lupus se decide di fare una di queste diete, dottoressa? Allora, questo richiederebbe, penso, una puntata intera, nel senso che per diciamo, approfondire ogni singola dieta, cioè ognuna di queste diete, diciamo, ha vantaggi e svantaggi e andrebbe approfondita in alcuni aspetti, perché diciamo molto spesso se ne parla in termini generici e quindi non si riesce a capire esattamente chi è adatto a quale tipo di dieta. In ogni caso, diciamo, cercando di semplificare al massimo, innanzitutto alcuni tipi di dieta vanno fatti, soprattutto se si hanno patologie come il lupus, vanno concordate con lo specialista ed eventualmente con un nutrizionista se lo specialista lo ritiene, e non affidandosi soltanto a consigli di familiari, amici o parenti, o ancora meno quello che si legge sul web. Perché? Perché alcune diete, come la dieta mediterranea, la conosciamo tutti, e diciamo ovviamente fatta seguendo i principi semplici della dieta mediterranea, non costituisce un grosso problema. Altri tipi di diete, come il digiuno intermittente o la dieta chetogenica, se non vengono fatti, se non vengono, diciamo, fatte secondo le regole, questi due tipi di dieta soprattutto richiedono una conoscenza adeguata di quello che si va a fare e di come farlo e di quali cibi assumere e anche quale qualità di cibi assumere, perché anche questo risulta importante, potrebbero costituire dei problemi. Due parole su questi tipi di dieta sono questi, che di solito pensiamo alla dieta come per la perdita di peso, no? Ma tutte le diete che lei ha citato sono comunque delle diete che
aiutano anche a migliorare la qualità di vita, cioè e a mantenerci in salute, perché la dieta chetogenica e il digiuno intermittente di cui si parla tanto adesso hanno questi principi. La dieta chetogenica è un regime alimentare che riduce in modo drastico i carboidrati a favore delle proteine, ma soprattutto dei grassi. Ecco, quello, per esempio, questo è uno dei falsi miti della dieta chetogenica, che molti pensano che aumenti, cioè che si aumentino soltanto le proteine e che quindi questo possa costituire un problema, ovviamente, per tante persone che diciamo, in cui il carico di proteine non va bene. In realtà la dieta chetogenica punta tantissimo sui grassi, perché? Perché riducendo il contenuto di zuccheri e aumentando i grassi, ma soprattutto riducendo gli zuccheri semplici, l'organismo, sentendone la mancanza, va ad utilizzare i depositi di grasso e quindi recluta i depositi di grasso e quindi va a sciogliere il tessuto adiposo, e per questo si scende di peso. Però con questo tipo di dieta si modifica anche il metabolismo, e quindi questo tipo di dieta, così come il digiuno intermittente, hanno anche altri benefici, ovvero quello di diciamo, aumentare la sensazione di benessere, di energia del nostro senso di energia, e anche di diciamo, hanno un effetto antinfiammatorio proprio per le modifiche del metabolismo, di cui non entriamo nei dettagli, ma che avvengono con questi due tipi di diete, e rafforzano anche il sistema immunitario. Il digiuno intermittente funziona diciamo in un'altra maniera, cioè non modifica quello che noi mangiamo, ma come mangiamo. E digiuno intermittente significa che noi scegliamo un intervallo di tempo nell'arco della giornata in cui non mangiamo. Di solito quello che si fa sono 16 ore di digiuno e 8 ore in cui si può mangiare. Anche qua, ovviamente, in queste 8 ore non è che ci possiamo abbuffare della qualunque ci passi sotto il naso. Bisogna, diciamo, in queste 8 ore si possono fare due pasti in cui introdurre una dieta comunque equilibrata, fatta anche di carboidrati, di proteine e di grassi in maniera equilibrata. Ma il digiuno intermittente perché funziona? Funziona perché un po', diciamo, come la dieta chetogenica, l'organismo sente sempre la deprivazione di qualcosa, perché nell'intervallo di digiuno i livelli di zucchero diminuiscono, e quindi anche qua diciamo, l'organismo lo vive come uno stato di allerta, di privazione, in cui deve in qualche maniera mettere in campo delle strategie per diciamo, reclutare energia, e la va a reclutare anche qua nel tessuto adiposo, modifica il metabolismo e quindi si va diciamo, incontro alle modifiche in senso buono, in senso benefico, che abbiamo detto prima. Entrambe non si possono fare ovviamente per lunghi periodi di tempo, e soprattutto per esempio nella dieta chetogenica la si fa per alcune settimane, e poi però per mantenere i risultati, ma anche per mantenere il benessere dell'organismo, si entra in un regime cosiddetto a basso contenuto di carboidrati, in cui aumenta il contenuto di carboidrati ma rimangono gli altri principi, diciamo, della dieta chetogenica. Il digiuno intermittente si fa per qualche giorno e poi si può fare diciamo una o due volte alla settimana, per esempio, però entrambe queste diete richiedono un regime alimentare strettamente controllato, cioè sotto controllo sia da parte del medico, sia degli alimenti e della qualità degli alimenti che noi andiamo a introdurre. E soprattutto nella dieta chetogenica, se noi non rispettiamo le regole della dieta chetogenica e sgarriamo, rischiamo di, oltre di non avere benefici, ma anche di avere dei danni da questo tipo di dieta. Per cui che tipo di danni, dottoressa, si possono avere? Perché uno dice: vabbè, cosa vuoi che faccia? Ho mangiato una bicciolina di pane. Però si va a perdere appunto questo, diciamo, questa modifica del metabolismo che stiamo cercando di attuare, per cui anziché perdere peso, acquistiamo ancora più peso. E diciamo, la dieta chetogenica, nonostante si aumenti il quantitativo di grassi, se si segue alla perfezione, questi grassi potrebbero comunque incrementare un po' il colesterolo, ma riducono l'ossidazione, diciamo, del colesterolo, quindi aumentano quello che si chiama colesterolo buono, e inoltre della parte del colesterolo cosiddetto cattivo, in realtà lo modificano anche questo in senso positivo, e quindi
vanno a ridurre quello che è il rischio cardiovascolare. Se invece noi mangiamo i carboidrati, perdiamo anche questo effetto benefico sul colesterolo, quindi si va ad aumentare il colesterolo, diciamo così, ossidato, quello che causa danni, e quindi andiamo addirittura ad aumentare il rischio cardiovascolare. Parlando, diciamo, perché nei pazienti con lupus, soprattutto questi due tipi di dieta, non sono per tutti, perché il digiuno intermittente, per esempio, non è l'ottimale in persone che assumono farmaci in maniera continuativa, perché alcuni tipi di farmaci richiedono comunque un'assunzione di cibo più regolare, per esempio, oppure perché comunque l'organismo, diciamo, un organismo che ha una patologia cronica non è, diciamo, può non trarre questi benefici appunto da lunghi periodi di digiuno. La dieta chetogenica, per esempio, non è indicata in persone che hanno un'insufficienza renale importante, una compromissione renale importante, quindi è fondamentale chiedere al proprio medico e non soltanto al web. E il digiuno intermittente, per esempio, non è indicato in persone che hanno il diabete, ovviamente, oppure l'ipertensione, e quindi anche qua non sono diete per tutti quanti. Però anche persone con lupus che hanno una malattia stabilizzata, che non hanno danni cronici, o comunque insomma sempre sotto consiglio del medico, potrebbero invece trarne beneficio. Ultima cosa, quindi poi cambiamo tipo di domanda, però ci tenevo a dire, per esempio, la dieta mediterranea è una dieta salutare, che anche questa, se fatta bene, può andare bene per tutti quanti, sia per scendere di peso, ovviamente se si riduce l'introito calorico, ma anche per il benessere, perché per esempio in persone che non possono fare altri tipi di diete più particolari, il fatto di introdurre tanta frutta e verdura in maniera costante, poi latte, latticini, pesce e carni bianche in maniera equilibrata, e diciamo carni rosse una o due volte alla settimana soltanto, con la piramide che ormai, diciamo, è famosa, e penso che questa, ecco, su internet si può scaricare, questa è diciamo utilizzabile, consultabile facilmente, e ci si può fidare di questa, ok? Ecco, la dieta mediterranea, in tutte le persone che non possono fare altri tipi di diete più particolari, è assolutamente, insomma, consigliabile come dieta quantomeno salutare. Ecco, però mi sembra di capire, dottoressa, dalle sue parole, che non facciamo di testa nostra, cioè quindi è importantissimo il confronto con il proprio specialista di fiducia o con il proprio medico di medicina generale. Insomma, è fondamentale trovare un parlarne prima di dire: bene, adesso io la piramide della dieta mediterranea, sai che c'è, mangio tutti i giorni verdura, mangio due volte a settimana carne, mangio pesce, insomma, però questo non è sufficiente, no? Assolutamente no, sì, e su questo, diciamo un po' per tutte le persone, ma soprattutto per chi ha una malattia, tra l'altro, così eterogenea come il lupus, perché anche dalle domande, lo sappiamo benissimo noi medici, ma lo si vede anche dalle domande che fanno i pazienti, no? Ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue differenze, i suoi problemi, sia legati al lupus sia extra lupus, prende farmaci che possono essere diversi uno dall'altro, dosaggi diversi di cortisone, quindi assolutissimamente il confronto con in primis con il reumatologo e poi con il nutrizionista è assolutamente utile. Io, diciamo, sono reumatologa, però diciamo da un po', cioè, mi interesso moltissimo a questo argomento, perché ci sono degli studi scientifici, moltissimi studi scientifici sull'alimentazione, e quindi, diciamo, mi sono convinta e resa conto del fatto che con l'alimentazione possiamo comunque aiutare tantissimo i nostri pazienti, e quindi, ecco, forse lo specialista che conosce sia la malattia che diciamo i regimi alimentari più indicati, e anche gli effetti, diciamo, dei diversi alimenti e dei regimi alimentari,
può essere di grandissimo supporto per persone con lupus e con malattie croniche. Parliamo di dieta perché la dieta, insomma, è un tema particolarmente sentito da tantissime persone, insomma, per tutte le motivazioni di cui abbiamo già anche discusso con la dottoressa Gramese e perché, insomma, questa può, lo sappiamo, insomma, nel lungo periodo può il peso eccessivo, ma anche il sottopeso, insomma, possono dare delle problematiche diverse. Dottoressa Gramese, volevo portarle la casistica di Claudia, che dice: un nutrizionista mi ha consigliato una dieta da 1600 calorie al giorno, ne assumo da anni, da buona calabrese, credo più del doppio. Può influire sul mio sistema immunitario? Lei prende la ciclosporina e il delta-cortene. Diciamo, se capisco, se interpreto la domanda, immagino se può influire sul suo sistema immunitario in senso positivo. E io penso di sì, perché immagino che da buona calabrese, se mangia i cibi tipici della cucina calabrese, diciamo che sono ad alto contenuto, cioè i carboidrati sono, diciamo, ben presenti, le carni rosse sono ben presenti, anche, diciamo, diversi tipi di carni lavorate come gli insaccati, insomma, sono ben presenti, per cui una riduzione, già un dimezzamento delle calorie può influire in senso positivo sul sistema immunitario, non in senso negativo, per i motivi che dicevamo prima. Oltretutto può influire anche in senso antinfiammatorio, perché molti di questi cibi, cioè carboidrati, diciamo, carni lavorate o carni rosse assunte in maniera, diciamo, abbondante, sono tra i cibi che, o tra gli alimenti che vengono considerati pro-infiammatori. Quindi forse, se ho ben capito, che la signora sta assumendo anche 25 mg di delta-cortene dal 2001, forse riusciamo a ridurre un pochino anche questo cortisone, quindi non ci servirà più il cortisone come antinfiammatorio, ma diciamo potremmo aiutarci anche con l'alimentazione. Dottoressa, però prima di iniziare una dieta bisogna fare anche degli esami. Siamo andati dal dottor Fabio Cacciapaglia, che è un dirigente medico del Policlinico di Bari, e gli abbiamo chiesto quali esami fare prima di mettersi a dieta. Sentiamo. Beh, prima di iniziare una dieta bisognerà sicuramente conoscere quali sono le condizioni generali dell'organismo, quindi fare l'emocromo perché ci dà informazioni complessive, sullo stato generale di benessere. Poi sarà importante fare alcuni approfondimenti metabolici come la valutazione della glicemia al basale, eventualmente anche inserendo, il dosaggio dell'insulinemia. Sicuro è la necessità di approfondire lo stato anche dell'assetto lipidico, del colesterolo totale frazionato HDL, poi l'LDL lo si potrà ricavare, studiando l'assetto dei trigliceridi perché possono dare informazioni sulla condizione glico-metabolica e glicolipidica, quindi dello stato nutrizionale. Importante può essere anche andare ad approfondire alcuni micronutrienti, in particolare lo stato marziale e i livelli di acido folico e vitamina B12, proprio per andare a bilanciare le eventuali carenze e soprattutto non trovarsi poi di fronte a deficit nutrizionali. Può essere utile inoltre conoscere la funzionalità renale, proprio perché il rene potrebbe essere sottoposto ad un maggior surplus, soprattutto nel metabolismo delle basi azotate, se si eccede con un carico proteico. Conseguentemente anche i livelli di acido urico sono importanti, proprio per monitorare il carico di basi azotate. Non da ultimo, potrebbe essere anche utile andare a conoscere se e com'è lo stato proteico in generale, quindi anche una banale proteidemia, quindi i livelli di proteine nel sangue. Ecco, dottoressa, una volta che abbiamo fatto tutti questi accertamenti, ci sono anche esami reumatologici da fare?
Ma in realtà no, per iniziare una dieta no, è importante conoscere lo stato di attività di malattia, ma appunto sempre inserito, cioè per inserirlo nella valutazione generale di quale regime alimentare è più adatto a quella persona. Ecco, allora, dottoressa, abbiamo davvero una svalangata, mi perdoni in francese, ma quest'ora mi viene veramente bene. Allora, abbiamo veramente una quantità di domande pazzesche. Allora, dunque, dottoressa, inizierei a farle questo. Serena dice, ci sono dei prodotti che noi possiamo prendere per far passare la fame causata dal cortisone? No, in realtà no. Non ci sono dei prodotti purtroppo che fanno passare la fame da cortisone. Ci sono dei, diciamo, dei cosiddetti anoressizzanti, cioè ci sono dei farmaci che fanno passare la fame, che però si utilizzano sotto ovviamente controllo medico nei grandi obesi per ridurre l'introito di cibo, e sono dei farmaci che possono avere degli effetti collaterali, quindi è assolutamente sconsigliato andare a cercare questo tipo insomma, di farmaci, andare a cercare dei farmaci che riducono l'appetito. Quello che può essere consigliato è appunto di introdurre, quando si avverte la fame da cortisone, cioè di pensarci e di introdurre appunto dei cibi che riempiono un po' lo stomaco, ma senza riempirci di calorie. Quindi quelli che dicevamo prima, la mezza mela, o diciamo magari anche una mezza barretta proteica o di cereali. Allora, dottoressa Pamela dice, che alimenti consiglia di mangiare più spesso perché è affetto da lupus? Ma anche qua, come dicevo prima, è tutto molto personale, perché poi dipende appunto se uno è sovrappeso e magari deve stare attento a non, a, 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 insomma, deve perdere qualche chilo, oppure se invece è normo peso, ma deve stare attento a non aumentare, perché magari appunto è di quelle persone che tendono ad aumentare facilmente di peso anche mangiando poco più del solito. Oppure c'è chi è anche sottopeso e quindi deve stare attento a non perdere ulteriormente peso. Quindi il rischio di dire quali sono gli alimenti, cioè se, diciamo di dire questi sono gli alimenti da favorire, il rischio è che poi una persona assuma soltanto questi alimenti e andando a creare magari delle carenze da altre parti, o andando a creare dei disequilibri che non vanno bene. Diciamo che, come dicevo prima, andare a vedersi la piramide alimentare della dieta mediterranea, se uno appunto non ha bisogno di fare altre diete particolari, va benissimo, e quindi già quello andrebbe bene. Se diciamo vogliamo utilizzare qualche accorgimento in più, ci sono dei cibi che aiutano, diciamo, a ridurre l'infiammazione. Sono dei cibi cosiddetti antinfiammatori, che in tutte le malattie croniche possono aiutare anche a regolare l'infiammazione, quindi un pochino anche l'attivazione del sistema immunitario, e che sono per esempio l'olio di oliva, quello diciamo fatto bene, quindi utilizzare l'olio di oliva al posto di altri condimenti, come per esempio può essere la margarina, che invece è un grasso dannoso per il nostro organismo, è ovviamente una cosa positiva. I pesci grassi come il salmone, per esempio, che hanno un alto contenuto di omega 3, hanno queste caratteristiche che dicevamo, ma per esempio anche la frutta secca, quindi anche come spuntino anche per gli attacchi di fame, una piccola manciata di frutta secca, soprattutto quella a guscio tipo le mandorle o le noci, ha questo, diciamo, effetto antinfiammatorio, perché ci sono dei principi, degli oli contenuti nella frutta secca appunto, che hanno questo tipo di effetto. O i frutti, soprattutto frutti rossi, soprattutto frutti di bosco, quindi mirtilli, lamponi, che insomma non sono sempre facilmente reperibili, ma anche le fragole o le ciliegie, sempre per insomma alcuni principi che contengono, possono avere questo effetto. Ecco, quindi questi ultimi due che vi ho detto possono anche essere gli spuntini spezzafame che dicevamo prima, anche perché i frutti rossi, insomma, tra le cose dietetiche, sono forse anche quelli più gradevoli.
Ecco, dottoressa, volevo solo dare fare una precisazione sul concetto di manciata. No, manciata non vuol dire prendere la frutta secca così, come se fossimo un'escavatrice, ma vuol dire proprio manciata, che sono 5, 6, 7, 10 mandorle, per esempio, insomma. 10-12, diciamo, ecco, per le mandorle tipo 10-12, quindi poi uno si regola su quello, sul quantitativo delle altre... dell'altra frutta secca, quindi okay. Devono riempire appena appena il palmo della mano, ecco. Esatto. Allora, Giusy Princiotta dice: ho lupus, è opportuno seguire un piano alimentare fatto dal nutrizionista per seguire una giusta alimentazione per fare sì che il nostro corpo non si infiammi più del dovuto? Io convivo con i dolori e non mi lasciano mai. A questa domanda in realtà abbiamo già risposto, dottoressa, però insomma aggiungo solo due cose. Sì, abbiamo già risposto e sicuramente può essere utile sentire un nutrizionista, però come dicevo prima, diciamo che secondo me per patologie croniche e anche molto specifiche e non conosciute da tutti come il lupus, non tutti sanno dare i giusti consigli anche fra i nutrizionisti, cioè bisognerebbe trovare una persona che sia interessata ad alcuni aspetti dell'alimentazione, quelli appunto antinfiammatori o diciamo che agiscono sul sistema immunitario. E poi anch'io ho esperienza di tante persone che hanno questo tipo di malattie, in cui magari la malattia è in remissione ma hanno dei dolori che possono essere considerati, diciamo, dolori cronici e non infiammatori. Ecco, anche su questo per esempio ci sono degli integratori alimentari, anche qua l'alimentazione ha un ruolo, però per esempio anche per evitare un utilizzo consistente di farmaci antinfiammatori o antidolorifici ci sono alcuni integratori, faccio un esempio la curcuma, uno per tutti, e un alimento, insomma, un complemento alimentare che penso che tutti abbiano sentito nominare, che per esempio ha un effetto antinfiammatorio, ed esistono anche delle, insomma, nelle parafarmacie sono dei preparati a base di questa sostanza, per esempio, che vengono utilizzati come antidolorifici, come integratori per ridurre la percezione del dolore. E come questo ce ne sono tanti altri, anche qua, diciamo, uno specialista o comunque chi si interessa di questi aspetti può dare dei consigli molto utili in questo senso. Ecco, però sempre dietro il consiglio del proprio medico, ecco. Senta, dottoressa, una cosa, ma cioè, una volta che noi abbiamo fatto gli esami, abbiamo fatto tutte le cose che lei ci ha detto, ma chi è che decide qual è la dieta più indicata da fare? Il reumatologo, sentendo il nutrizionista, è il paziente, chi è che decide qual è la dieta più giusta da fare? Ma diciamo tutti insieme, perché comunque il reumatologo e il nutrizionista sicuramente sono i due pilastri di questa cosa, proprio perché uno è il più esperto della malattia, l'altro è più esperto della nutrizione, quindi mettendo insieme le conoscenze di entrambi, e sarebbe bene però metterle insieme, per esempio, cioè nel nostro centro noi ci appoggiamo a dei nutrizionisti con cui abbiamo avviato una collaborazione, proprio perché serve conoscere entrambe i versanti della cosa. Appunto, ogni paziente, soprattutto se ha delle malattie croniche, ha delle sue peculiarità, però lo decide anche il paziente, perché come abbiamo detto prima, ogni persona potrebbe avere delle intolleranze alimentari o delle allergie alimentari, quindi anche qua non basta inserire i dati in un computer per far uscire l'alimentazione più giusta per quella persona. E poi contano tantissimo anche i gusti alimentari, cioè se a me non piacciono dei cibi, insomma, posso aderire alla dieta forse per una settimana, ma poi mi passa la voglia. Quindi è fondamentale conoscere anche quali sono le preferenze del paziente e ovviamente adattare la dieta anche a queste, perché altrimenti uno dei pilastri fondamentali di tutte le diete è l'aderenza, il mantenimento nel tempo. Quindi se noi diciamo facciamo dei regimi alimentari che
sono non fattibili o non, diciamo, graditi anche a chi li deve seguire, è ovvio che non otteniamo nessun tipo di risultato. Dottoressa, abbiamo una quantità di domande pazzesca. Allora, io vi sto leggendo tutti, si parla tanto di intolleranze, vedo dai vostri commenti. Intanto, dottoressa, io volevo fare un punto che è questo, cioè se nonostante tutti questi sforzi io non riesco a perdere peso, e noi siamo tornati dal dottor Cacciapaglia a chiedergli cosa dobbiamo fare se nonostante tutti gli sforzi non si perde peso. Lo sentiamo e poi torniamo alle vostre domande. Quando non si dovesse riuscire a perdere facilmente peso, in quel caso bisogna capire se effettivamente il bilancio tra entrate e uscite è adeguato, in primis, quindi se quello che si mangia è inferiore a quello che si consuma e quindi all'attività fisica, e se questo fosse presente bisogna tenere in considerazione alcune cause molto frequenti che portano appunto ad una difficoltà a perdere peso. In primis capire se non ci fosse una condizione di insulinoresistenza e quindi studiare l'assetto glicemico e i valori di insulinemia basale, oppure approfondirli anche facendo una curva da carico, soprattutto quando si è in trattamento steroideo cronico, perché questo può favorire una condizione appunto di insulinoresistenza. Poi non va sottovalutata la possibilità che non ci possa essere una condizione di ipotiroidismo, in cui appunto il metabolismo viene rallentato da una ipofunzione della tiroide, quindi andare a valutare non solo i livelli di anticorpi, il TSH e l'FT4, ma anche eventualmente la presenza di autoanticorpi per una tiroidite da Hashimoto, magari, che si può accompagnare spesso a malattie autoimmuni sistemiche come il LES. Non da meno bisognerebbe approfondire anche la funzione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, proprio perché il cortisone può andare ad alterare questa funzione, quindi potrebbe essere opportuno anche valutare questo aspetto. In generale, se poi ci si trova in una condizione post-menopausale, bisogna tenere in considerazione che il metabolismo può essere rallentato proprio dalla carenza estrogenica. In generale, probabilmente bisognerà anche lì sfruttare maggiormente la funzione di perdita di calorie facendo più attività fisica. Dottoressa, lei vuole aggiungere altro a quello che ha detto il dottor Cacciapaglia sul tema non riesco, nonostante tutti gli sforzi, non riesco a perdere peso, come ci chiede anche Laura Cascino, non mangio molto, non prendo più il cortisone da 2 mesi, ma non riesco a scendere di peso. Ma sì, diciamo che Fabio, il dottor Cacciapaglia, è stato perfetto e completo nelle cause, diciamo, che impediscono la perdita di peso. Aggiungo soltanto che appunto discuterne, cioè se non si riesce a perdere di peso, discuterne anche col proprio reumatologo e cercare di capire se ci possono essere dei regimi alimentari diversi, cioè modificando proprio il regime alimentare secondo una degli schemi, per esempio, che abbiamo citato prima, potrebbe essere utile per appunto dare quella botta, sempre per usare dei francesismi, al metabolismo, che gli può servire per appunto cambiare strada e magari diciamo prendere appunto la via inversa all'aumento di peso e quindi diciamo dar ragione ai nostri sforzi. Poi, diciamo, in alcuni casi può essere necessario o comunque può essere presa in considerazione, ma qua parliamo di persone che hanno un sovrappeso veramente importante, prendere in considerazione anche delle metodiche un pochino più invasive, come per esempio il palloncino, le metodiche appunto di chirurgia bariatrica, che attualmente sono veramente tante e per chi ha necessità di perdere tanti chili,
possono effettivamente essere insomma, di aiuto, perché sappiamo benissimo che con la dieta, cioè che queste persone che hanno preso tanti chili o comunque che ne devono perdere proprio tanti, hanno già provato tantissimi tipi di dieta e tantissime volte la dieta senza risultati, ma perché quando si deve perdere effettivamente tanto peso, tutti ci rendiamo conto, anche noi medici che diciamo spingiamo sulla perdita di peso, ci rendiamo conto che è effettivamente molto molto complicato. Sì, dottoressa, solo una curiosità. Ale dice: sono seguita da una nutrizionista ormai da 3 anni, ho tolto alcuni cibi come i latticini, i derivati derivati del latte, il glutine, il lievito, e sono migliorata tantissimo. Lei ci ha portato questa testimonianza. Ecco, privarsi così a lungo di alcuni alimenti può essere, certo, Ale è seguita da una nutrizionista, quindi nulla da dire, ma in generale nella sua casistica magari va benissimo, però uno dice: ok, io adesso mi privo di latticini e di altro, magari non in modo controllato, può essere una scelta da farsi. Ecco, lo continuiamo a dire, no? In maniera non controllata è bene non fare nessuna di queste cose per un lungo periodo. Se uno vuole fare un test su di sé per capire se effettivamente togliere quel tipo di alimento può dargli dei benefici, lo può fare. Ovviamente il test, cioè diciamo per capire se un alimento ci dava fastidio o no, è sufficiente toglierlo per 2, 3, 4 settimane, ok? Poi se effettivamente notiamo che togliere quell'alimento ci ha dato dei benefici, ecco, ne dobbiamo parlare con il nostro medico, in questo caso il medico curante, o sempre il reumatologo o nutrizionista, per capire se togliere definitivamente quell'alimento può comportare poi dei danni da altre parti a lungo termine. Mi sento di dire, sul glutine non ci sono grossi problemi, sul latte e latticini, però per esempio anche qua, sempre ricordando che parliamo di pazienti con lupus, può favorire il deficit di vitamina D, di calcio, quindi insomma danni alle ossa, all'osteoporosi, ma anche alla pelle per esempio. Dottoressa, ecco, proprio una battuta. Per chi è intollerante al lattosio, Marlene dice: ma il Plaquenil che lo contiene, l'idrossiclorochina, insomma il farmaco, può essere un problema? Allora, generalmente, diciamo, a meno che uno non abbia la vera e propria intolleranza con la carenza o il deficit completo dell'enzima, il lattosio che è contenuto in una compressa non costituisce un particolare problema e diciamo non ci sono delle alternative al Plaquenil, cioè non ci sono delle alternative senza lattosio purtroppo attualmente, quindi non c'è la possibilità nemmeno di farlo preparare senza questa componente, e quindi anche qua va valutato insomma con il proprio medico se effettivamente è il lattosio va evitato completamente, oppure se quello che è contenuto nel farmaco, a fronte dei benefici che può dare il farmaco, è una cosa assolutamente tollerabile. Ecco, dottoressa, ci stiamo avvicinando alla chiusura, ma ancora 2 domande io vorrei fargliele. Allora, Mela nei giorni scorsi dice: ma chi deve prendere peso e massa muscolare, che dieta dovrebbe seguire? Ritorno, so che mi sento un po' ripetitiva, però ritorno sul fatto che la dieta anche in questo caso va personalizzata, perché bisogna capire perché una persona necessita di riprendere peso e massa muscolare, se effettivamente appunto necessita di riprendere soltanto massa muscolare oppure necessita di peso ed è carente in qualche, oppure insomma, se ha perso troppo peso perché appunto ha avuto carenza di qualche alimento nello specifico, e quindi se basta la reintegrazione di questo per ripristinare un equilibrio. Ma diciamo in generale posso dire che per riprendere peso ovviamente bisogna utilizzare una dieta con un contenuto calorico che sia superiore a quello che una persona di quell'età e sesso e peso necessita normalmente, quindi aumentare l'introito calorico, e in questo caso mi sento di dire che lo si può aumentare con carboidrati,
cioè aumentando il quantitativo di carboidrati e proteine, proteine che servono a ripristinare i muscoli e carboidrati che sono quelli che appunto consentono il ripristino del peso in generale, quindi anche il ripristino del tessuto adiposo, cioè della nostra riserva di energie che nei soggetti troppo magri scompare completamente. I grassi in questo senso, cioè se vi ricordate quello che abbiamo detto prima, se noi aumentiamo tutti i cibi in generale e quindi aumentiamo anche i grassi, ecco, andiamo a creare, cioè potremmo andare a creare, diciamo, dei disturbi metabolici, per esempio sul colesterolo, pur ottenendo l'obiettivo che è quello di aumentare di peso, però andiamo a creare dei problemi anche in una persona magra o normopeso che non dovrebbero una direzione in cui non si dovrebbe andare, ecco. Dottoressa, 700 calorie, dieta chetogenica, persona affetta da lupus, può essere un regime, insomma, una scelta adeguata? Anche qua dipende per che cosa, 700 calorie mi sembrano un po' poco, e la dieta chetogenica in realtà non riduce il numero di calorie, anzi, o non lo riduce così drasticamente, nel senso che nella dieta chetogenica io vado comunque ad assumere, visto che assumo grassi e proteine e riduco i carboidrati, vado ad assumere comunque un quantitativo di calorie giornaliere che, diciamo, non è così basso, è un po' più basso del normale, di quello che io mangio di solito, ma di solito non è così basso, quindi dieta chetogenica e 700 calorie mi sembra un po' squilibrata come dieta. Basso regime calorico o dieta chetogenica potrebbero andare bene per una persona con il lupus, a patto che non ci siano le controindicazioni che abbiamo accennato prima e quindi a patto che venga concordata con il curante. Per dovere di completezza, dottoressa, siccome abbiamo parlato di dieta come stile di vita, io le vorrei chiedere brevemente, appunto, perché di quanto sia importante anche idratarsi correttamente e fare attività fisica, e sappiamo che i pazienti con lupus, insomma, possono avere fatigue, possono avere dolori, insomma, quindi come andiamo ad integrare anche questi due aspetti in tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento? L'idratazione è assolutamente importantissima, perché lo sappiamo tutti, e soprattutto se adottiamo alcuni regimi alimentari, come per esempio la dieta chetogenica, idratarsi è fondamentale per, diciamo, preservare dagli aspetti di sovraccarico del rene, per esempio, ma anche per ridurre alcuni degli effetti collaterali iniziali di questa dieta, che sono per esempio la sensazione di stanchezza o di confusione che si hanno nelle prime fasi in cui andiamo ad eliminare i carboidrati. Ecco, se ci idratiamo bene, evitiamo anche questo passaggio iniziale della dieta chetogenica. Poi ho detto che va ad incrementare l'energia, quindi questo questo aspetto si va a perdere, ma l'idratazione è fondamentale per preservare il rene, ma anche in generale, perché per esempio abbiamo parlato del cortisone e dei suoi potenziali effetti di ritenzione idrica, no? E quindi di accumulo di peso, ma anche di sensazione di gonfiore che si ha quando si assume il cortisone. Ecco, bere e bere abbondantemente favorisce l'eliminazione dei liquidi, quindi ci sono persone che per esempio mi dicono no, ma io sono già gonfio, se vado a bere 2 litri di acqua al giorno mi gonfio ancora di più. Ecco, non è vero, perché soprattutto bevendo anche diciamo acqua, non quella del rubinetto che a volte contiene dei minerali e dei residui che magari non ci fanno troppo bene, e l'acqua si dice aiuta ad eliminare l'acqua, quindi nei casi di ritenzione idrica bere e idratarsi aiuta ad eliminare questo aspetto. Sull'attività fisica e sulla fatigue, anche qua si apre un argomento su cui si potrebbe discutere per delle ore. Di capire che ci tocca di rivederci, insomma, di tornare. Volentieri, perché è sempre molto interessante e molto, cioè, l'ho detto anche l'altra volta, mi piace moltissimo sentire
quello che hanno da dire ai pazienti, tutte le loro cose che magari appunto a volte nel corso della visita non sempre si riesce ad esprimere o non si riesce a chiedere, quindi diciamo poter rispondere anche a tutte queste diciamo esigenze o questioni singole e che però possono essere utili per tutti, a me fa sempre un sacco piacere. Dottoressa, velocissimamente rispondiamo a Maria che ha scritto adesso, dice che ha solo un rene e insomma è affetta da lupus, può fare la chetogenica? Ecco, mi sentirei di dire no, nel senso che chi ha un rene, anche chi ha un rene solo potrebbe, diciamo, spesso ha una funzione renale che è conservata, perché tutti i nostri organi, ma i reni in particolare, sono degli organi fantastici, per cui hanno la capacità di supplire anche a quello che manca, quindi nel caso dei reni, che sono due, se ne manca uno, soprattutto magari in persone giovani e persone con lupus, tendenzialmente, insomma, sono persone nella media più giovani, ecco. Quindi se lei è una persona giovane che ha un rene solo, verosimilmente anche una funzione renale che è conservata, però mi sentirei di dire che anche se la funzione renale è conservata non è il caso di sottoporre quell'unico rene a un ulteriore sforzo, ecco, perché si sta già sforzando di compensare il gemello mancante, e quindi in questo caso mi sentirei di sconsigliare questo tipo di regime alimentare. Bene, dottoressa, abbiamo sforato di più, però credo che... Venuta fame, però staremo attenti questa sera. Esatto, questa sera magari ci penseremo un attimo in più. Io devo dire grazie davvero a tutti quanti voi, mentre chiamo di nuovo con noi Francesca Romana Spinelli e Rosy. Devo veramente dire grazie a tutti quanti voi per i cuoricini, per le faccine con i bacini, sapete che a me piacciono tanto, insomma, e quindi grazie, grazie davvero. Grazie alla dottoressa Elisa Gremese per questo meraviglioso momento di incontro che, come stanno dicendo tutti quanti i commenti, è stato davvero prezioso, e poi dottoressa ha detto che è stata dolcissima nel darci tutte queste informazioni. Vi ringrazio. Grazie naturalmente alla nostra amatissima Francesca Romana Spinelli. Grazie Francesca, ho delle domande che sono rimaste in evase per te, ma te le porto la prossima volta, perché... Bene, d'accordo, va benissimo. Grazie Francesca. E grazie naturalmente a Rosa Pellissero. Rosa, apri il microfono prima che te lo chieda mentre stai parlando, per questa puntata, questa ripresa direi alla grande. Senti Rosy, intanto che siamo qua te lo chiedo, cosa facciamo? Noi ci rivediamo il 10 di febbraio. Il 10 di febbraio. Allora, di cosa parliamo il 10 di febbraio? Ma guarda, parliamo di nuovo di vaccini, ma attenzione, del vaccino anti-herpes zoster. Del vaccino anti-herpes zoster, che anche quello è importantissimo, è un tema importantissimo di cui parlare. Molto bene, grazie Rosy, e davvero buona serata a tutti quanti voi, e ci vediamo. Grazie a tutti. 10 di febbraio. Grazie, arrivederci. Buona serata. Buona serata a tutti.